già si trovano un lavoro precario, perché anche noi ci stiamo portando davanti un futuro che non è rassicurante, un lavoro che non è dignitoso, è quello che ci vogliono imporre, che ce lo stanno già iniziando a imporre nelle nostre scuole, attraverso riforme di governo assurde che mirano a smantellare la formazione, la nostra istruzione. Siamo qui davanti alle scuole perché diciamo che oggi la scuola ce la facciamo noi in piazza, oggi siamo noi che siamo i protagonisti delle nostre vite e della nostra formazione. La scuola sarà pronta ad affrontare questa sfida, una sfida che inizia oggi ma non finisce, che andrà avanti nei giorni successivi e che porterà avanti una serie di lotte che non si vogliono fermare. Continuare a tagliare sulla sanità, sull'istruzione, ma nessuno tocca la difesa, nessuno tocca il fondo delle scuole private e rimangono mai, vengono sempre in altre retribuzioni, quando noi siamo senza il micro in quattro e vita, ci siamo letti con gli uomini così, io a casa mia voglio vivere, non voglio sopravvivere, non posso chiedere 5 euro mi va per andare in giro per il pisa con i pazzi mia. Questa mattina è stata una mattina importantissima per noi studenti medi. Abbiamo visto i lavoratori della Sodexo, come tanti altri, scendere in piazza, che ci parlano di questo presidio, di questo cuore, di questo edificio. Noi abbiamo assorbito queste parole, le abbiamo sentite, abbiamo visto che le rivendicazioni sono sempre le stesse da parte nostra e da parte loro. Noi pensiamo che a questo presidio dobbiamo partecipare come studenti. Ma pensiamo anche che noi studenti dobbiamo cercare di creare questi presidi, questi momenti di socialità nelle nostre scuole. Vogliamo invitare, appena sarà possibile, iniziare a riprenderci le nostre scuole, tutti quei lavoratori che stamattina sono scesi in piazza, tutti quei lavoratori che vogliono lottare, a venire a trovarci nelle nostre scuole, nei nostri spazi, nelle nostre rotonde. Per questo pensiamo che sia importante continuare a portare avanti una lotta tutti insieme. Poi anche noi abbiamo da ridire a questo sindaco che ogni tanto spunta la mattina a scuola e ci verrà a dire che non ci sta costruendo una città più pulita, che sta finanziando i progetti per i giovani. Ma i giovani, l'unica cosa che vedono è che nelle scuole fa freddo, che nelle scuole vengono tagliati i soldi per le fogne, che nelle scuole i professori si incazzano, che nelle scuole i professori passano la fame, che i nostri genitori non arrivano a fine mese, che ormai non sappiamo più come fare. Allora, caro sindaco, dov'è questa città pulita? Dov'è questo mondo bello che vedi solo tu? Questo mondo è questo, quello che vediamo in piazza. Allora, caro sindaco, basta rintanarsi, perché intanto ti vogliamo apprendere.